E lunedì 31 ottobre nella cattedrale di Minervino si è svolta l'ordinazione diaconale di Alessandro Chieppa, seminarista, classe 91 della parrocchia Beata Vergine Immacolata, che ora proseguirà il suo ministero presso la parrocchia del Santissimo Sacramento di Andria. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo della diocesi di Andria, Monsignor Luigi Mansi. Allora ascoltiamo uno stralcio tratto dall'omelia. Carissimi fratelli e sorelle, carissimo Alessandro, ritengo che sia una felice coincidenza il fatto che ci troviamo a celebrare la tua ordinazione diaconale nei primi vespri della solennità di tutti i santi. Mi sfuggiva l'altra coincidenza che appena poco fa ci è stata ricordata. Ma è felice perché i testi della parola di Dio che abbiamo ricevuto in dono sono davvero di una ricchezza infinita. E in tutta sincerità io penso che li potremo appena sfiorare con la nostra riflessione. Tuttavia è altrettanto vero che queste pagine ci fanno intravedere uno scenario davvero entusiasmante per considerare nella giusta luce l'esercizio del ministero diaconale che da stasera cominci e che in prospettiva di quello presbiterale che sarà il coronamento del tuo cammino vocazionale. Intanto, con gioia ma con semplicità, diciamoci che ci piace avvertire intorno a noi la misteriosa presenza, la festosa e affettuosa compagnia di quella moltitudine immensa di cui ci parla la prima lettura tratta dall'Apocalisse. Una moltitudine immensa, poi, come ci spiega San Giovanni, che nessuno poteva contare, di ogni tribù, lingua, popolo, nazione. È il mistero della Chiesa, nella sua universale vocazione alla santità, che siamo invitati a contemplare in questa solennità. Mistero che qui però oggi si colora di volti, di storie, la tua storia. Dentro a questo grandioso mistero, dunque, c'è quello della vita di ciascuno di noi, della mia, della tua, della nostra, di tanti giovani qui presenti. Ciascuno di noi, percorrendo il cammino della propria vocazione, è chiamato, e direi, non ho paura di usare questo termine, questa parola, è destinato a entrare in questa moltitudine immensa per prendere parte alla festa eterna degli amici di Dio. Nessuno di noi deve dimenticare, nemmeno per un attimo, che questa e solo questa è la propria vocazione, essere santi.